Euroregione News. Post virus, analisi e suggerimenti da Marino Firmani. Project manager e presidente della FIMAR, società di consulenza internazionale, opera nel mondo del turismo, dello sport e dell'industria. Come attento osservatore socio-economico ci porta i suoi fotogrammi tratti dalla situazione attuale. Bisogna raccogliere gli insegnamenti della storia e trovare le analogie con il presente per avere la soluzione per il futuro. Volevo portarvi quattro fotogrammi per raccontare la storia e raccogliere gli insegnamenti per il futuro. Il primo fotogramma, partiamo dalla crisi del 1929, il New Deal, il nuovo corso, teorizzato poi da Keynes, diventa la soluzione alla depressione dell'epoca. Il piano fece mettere in atto una serie di importanti sussidi statali ai disoccupati, un progetto di lavori pubblici, la presenza di salari minimi per chi aveva un'occupazione lavorativa e specifiche tipologie assicurative per la terza età. Fu in questo modo che il paese riuscì ad uscire dalla crisi. La crisi del 1929 ci insegna che la politica non deve mai avere paura di sognare in una fase di recessione. Un secondo fotogramma, vediamo come siamo usciti dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Il piano Marshall era una guida ad una prima globalizzazione. Riuscì ad inondare l'Europa di denaro, chiedendo in cambio la creazione di un'area omogenea con adesione alle convenzioni dell'Occidente. Le politiche keynesiane applicate al piano Marshall portarono l'Italia allo sviluppo. Quale insegnamento possiamo raccogliere? Sicuramente lo spirito costituente dei governi fece la differenza attraverso una visione comune e la condivisione del rischio. Terzo fotogramma, ci avviciniamo poi ad un'epoca che ha cambiato lo scenario del mondo con alcune analogie con il presente, vista la oscillazione in negativo del prezzo del petrolio in questi giorni, ossia la crisi petrolifera. Dallo Stato sociale si passa al neoliberismo. La crisi del petrolio determina lo spartiacque tra l'era dell'oro e l'era della stagflazione, ossia stagnazione, bassa crescita, insieme a inflazione. Segue l'era del neoliberismo, quindi siamo agli inizi degli anni Ottanta. L'inflazione è combattuta tagliando tasse e spesa e fermando la corsa dei salari. Quarto fotogramma. Arriviamo al recente passato, ossia alla crisi economica del 2008. L'intero mercato immobiliare si regge su prestiti a rischio e diventa una polveriera, da cui il fallimento della Lehman Brothers. La crisi diventa subito globale e risulta essere simile a quella del 1929. Una crisi finanziaria che si estende all'economia reale e a quella degli stati che operano i salvataggi. Crisi dei debiti sovrani che viene risolta con i prestiti internazionali e l'imposizione dell'austerity. In sintesi, New Deal, Piano Marshall, neoliberismo, austerity sono stati i piani che hanno dato soluzione alle crisi, piani ovviamente abbinati al coraggio degli statisti di sognare, di avere una visione comune a lungo raggio e una condivisione del rischio. Questa è stata la chimica che ha guidato le riprese dell'economia nella storia. Da questa storia l'insegnamento per il nostro futuro. Ma quali sono le cause e quali sono le vie d'uscita dalla crisi attuale? La crisi di oggi è una crisi sanitaria che ha bloccato l'intero sistema economico mondiale, tutto sospeso. La domanda che ci dovremmo fare è: come è potuto avvenire che un intero paese sia crollato di fronte a una malattia? Il distanziamento sociale è una privazione delle nostre libertà. Le cause possono essere individuate nel cambiamento climatico. Credo che l'età del progresso ci abbia presentato il conto. Siamo obbligati a passare dall'era del progresso all'era adattiva, ovvero che favorisce l'adattamento all'ambiente, ritornando a valorizzare le filiere locali, passando quindi da una globalizzazione a una glo-localizzazione. Lo potremo fare attraverso una nuova rivoluzione industriale, un New Green Deal, come dice Jeremy Rifkin, economista, analista, presidente della Foundation of Economy Trends, che ci condurrà ad una nuova digitalizzazione, il New Green Deal, delle nostre attività, per esempio una digitalizzazione della rete elettrica, trasformandola in internet dell'energia. In altre parole, non si deve più pensare ad un settore, ma ad una competenza.
In questi primi due mesi ci siamo dimostrati spontaneamente innovativi. Abbiamo visto una reazione con azioni innovative spontanee nel mondo della scuola e dell'università, con la didattica a distanza, nel mondo delle imprese, con il telelavoro, nel mondo dello sport, con lezioni motorie guidate con dirette sui social. Meno innovativi nel campo della pubblica amministrazione, che deve cogliere l'opportunità di semplificare la burocrazia dell'emergenza con l'autocertificazione e i controlli posteriori. E poi è da ripensare il mondo della sanità, abbandonato dalle ultime generazioni della politica. Quindi la via di uscita dalla crisi attuale sarà un Green New Deal che ci accompagnerà verso il futuro. Firmani, quali sono i riflessi del mondo dello sport? Beh, il mondo dello sport deve ripartire e lo dovrà fare ritrovando i valori su cui si fonda. E la ripartenza dovrà essere senza barriere, con la gioia ritrovata delle piccole cose e con la responsabilità di creare un futuro felice per le nuove generazioni. Parliamo dell'industria adesso. Le imprese industriali dovranno essere ripensate per controllare la decrescita che le colpirà. Il riposizionamento passerà attraverso una rinegoziazione del debito, una visione di nuovi modelli di business, un netto ridimensionamento della struttura dei costi e l'inserimento di innumerevoli competenze di qualità nell'organizzazione. E per il turismo? È il settore che ha subito immediatamente un duro colpo e si rialzerà purtroppo lentamente. L'incidenza del settore turismo sull'economia del nostro paese è determinante, un fattore cardine per la rinascita economica del nostro paese, ma si sta dimostrando irrilevante per la politica nazionale, pur essendo il 12% del prodotto interno lordo, perché poco integrato e con modelli territoriali troppo frazionati. La dimensione delle aziende del settore è sintomo di fragilità e poca rappresentatività. Pensate che il 64% delle aziende in Italia fatturano meno di 350.000 euro, il 30% delle aziende da 350.000 a 2 milioni di euro, il 5% tra i 2 milioni e i 10 milioni e soltanto lo 0,72% fattura oltre 10 milioni all'anno. Quindi è un settore polverizzato con scarso dimensionamento. Il sistema Turismo Italia si è presentato fragile al disastroso momento che stiamo vivendo. Rispetto alle proposte normative, pur sempre corrette, quindi tutela del credito, iniezione di liquidità, tutela del lavoro, tutele auspicate non ancora ben definite anche nel campo assicurativo, credo si debba dare più impulso al prossimo sviluppo, stimolando economicamente forme di aggregazione tra imprese per rendere competitivo il sistema Turismo Italia nel mondo e contribuendo monetariamente a forme di promozione territoriale e soprattutto contribuendo a forme di promozione aziendali. Una comunicazione sull'immagine dell'Italia non è sufficiente senza un progetto Paese Italia. E quali sono le sue conclusioni? Partendo da alcuni fotogrammi della storia che ci hanno lasciato degli insegnamenti per trovare le vie di uscita da questa crisi. Abbiamo individuato, abbiamo suggerito, abbiamo interpretato quella che può essere la via d'uscita dalla crisi con il New Green Deal. Abbiamo anche analizzato quelli che sono gli effetti di questa crisi nel settore dell'industria, dello sport e del turismo. Come vogliamo concludere questa chiacchierata? Beh, c'è una canzone, la canzone di De Gregori, fatta da colonna sonora a un bellissimo video che ha accompagnato la festa del 25 aprile. La storia siamo noi, con il senso di appartenenza e con la partecipazione. Purtroppo i migliori della nostra generazione non si sono impegnati in politica. E questo si è visto. Concludo quindi con un invito ai giovani: diventate soggetti politici, perché abbiamo bisogno che il bene pubblico sia affidato a competenze eccellenti. Oggi la politica ha bisogno dei giganti per avere una spinta verso una positiva rinascita. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.